IFA 2014 Berlino, siamo al boot di Intel per mostrarvi un altro prodotto in anteprima. Si tratta del MSI GS30 Shadow, secondo altre versioni MSI GS30 Phantom, un notebook da gioco nel formato da 13 pollici, un formato abbastanza inconsueto per questo tipo di macchine, perché c'è un po' di pregiudizio circa la possibilità che un notebook così sottile e leggero possa offrire prestazioni adeguate per i videogiocatori. La risoluzione però in compenso è una risoluzione di oltre 2K, di 2560x1440 pixel, che consente quindi di avere una superficie di gioco assai ampia. Lo schermo peraltro ha una finitura opaca che lo rende particolarmente leggibile e permette di non affaticare troppo la vista se si utilizza il notebook per troppo tempo. Ed è racchiuso all'interno di questa cornice che nella parte superiore integra anche una webcam HD. Una cornice nera, perché nero è completamente il look del nostro MSI. Nera è anche la base, che ospita al centro questa tastiera estesa. È una tastiera con tasti particolarmente ampi e ben distanziati gli uni dagli altri, ed è questa una caratteristica fondamentale per i videogiocatori che hanno bisogno della massima precisione quando giocano, evitando così di effettuare magari dei tocchi involontari. Ed è anche una tastiera retroilluminata, qui la vediamo con LED bianchi, stessi LED bianchi che ritroviamo anche sulla parte anteriore, con questo dettaglio stilistico molto gradevole che dona al GS30 Shadow un look particolarmente moderno e accattivante. Al centro del palmrest spicca un touchpad multitouch, è dotato del supporto per tutte le gestures tipiche di Windows 8 ed è abbastanza ampio per gestire il desktop da una parte all'altra. Facciamo un rapido tour delle interfacce e dei lati, partendo dal lato posteriore. Potete vedere che la cover ha questa nervatura che caratterizza tutti gli ultimi notebook da gioco di MSI come il GS60. E al centro poi c'è lo scudetto della serie Dragon di MSI, che è la serie proprio dedicata ai videogiocatori. In termini di interfaccia, sul lato destro troviamo il plug di alimentazione, un connettore RJ45 per Ethernet LAN, l'uscita video digitale HDMI, una porta USB 3.0 e lo slot per il lettore di schede di memoria SD. Sul lato anteriore non c'è nulla a parte questo LED di indicazione. Sul lato sinistro troviamo un'altra porta USB 3.0 e jack audio e la prima delle due griglie del sistema di ventilazione. Sul lato posteriore c'è un dettaglio che potrebbe sfuggire. Qui in mezzo, coperto da questi sportellini a scomparsa, c'è un connettore per una docking station che si chiama Gaming Dock e consente di raffreddare il notebook e contiene anche una scheda grafica dedicata che permette di raggiungere su una macchina di questo formato delle prestazioni simili a quelle dei notebook da gioco da 15-17 pollici o addirittura assimilabili a quelle dei desktop da gioco. Un altro dettaglio, vediamo che c'è la predisposizione qua per due ventole, per due griglie di aerazione, ma soltanto una viene effettivamente utilizzata, quindi il notebook dovrebbe avere soltanto una ventola, ma c'è una ragione per questo, la scopriremo a breve. Lo riapro perché vi voglio mostrare le informazioni di sistema. Come potete vedere c'è un processore Intel Core i7 4870 HQ con una frequenza massima di 2.5 GHz, è un processore particolarmente performante soprattutto se inserito all'interno di un telaio spesso meno di 2 cm e di un notebook che ha un peso inferiore al 1,4 kg, un peso sostanzialmente di 1,3 kg. Ma se apriamo il gestore dei dispositivi vediamo quella che poi è la vera prerogativa dell'MSI GS30 Shadow, e cioè la presenza di una scheda grafica integrata Intel Iris Pro serie 5200.
che sorprendentemente, vi consiglio di provarlo se avete qualche dubbio al riguardo, permette di giocare con una frame rate sufficiente anche con titoli abbastanza esigenti. Ne abbiamo provato qualcuno con risultati veramente sorprendenti. In più, se doveste avere bisogno di prestazioni ultra, potete sempre collegare l'MSI GS30 Shadow alla sua gaming dock e raggiungere così le prestazioni che siete abituati a raggiungere sul vostro desktop da gioco. Penso che per questa preview sull'MSI GS30 è tutto. Purtroppo non abbiamo informazioni circa il prezzo perché si tratta di un'anteprima, ma possiamo immaginare che comunque, viste le caratteristiche premium, non sia bassissimo, ma comunque inferiore rispetto a soluzioni analoghe ma dotate già di grafica dedicata all'interno.